Ehi là, ciurma! Io sono Mazzetes e benvenuti in questo nuovissimo video che sarà sempre molto breve per quanto posso. Per quanto posso. Per fortuna i salvataggi ci sono. Non mi ricordo assolutamente cosa stavamo facendo, quindi daremo un'occhiata prima a... Scusate. Status flotta. Vediamo cosa mi dice, se mi dà anche tutto lo status... Ehi? Hey? Perché non mi rispondi ai comandi? Ehi. Ah, ok, così va, ma il cosa non va? Tastierino. Ah, forse perché avevo blocco num. Sì, infatti. LOL, scusatemi. Allora, mappa del tesoro. No, 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 perché mi fa così? Cioè, fin tanto che... Oddio. Aspettate. Credo sia questione dovuta dal fatto che, vabbè, però lo teniamo così. Ho cambiato, l'ho ridotto i co, cioè non è più schermo, vabbè, non è più schermo intero, insomma. I 10 più forti pirati, ma non ci interessano quelli, neanche carica gioco, mappa del mondo, piratopedia, mappa del tesoro, diario di bordo, status personale. Allora, spagnolo capitano, inglese capitano, francese capitano, olandese senza rango, ma una lettera di corsa. Allora, San Juan, bellezza poco attraente. Ok, status flotta. Ah no, ricchezza, cos'è che diceva? 33 pezzi d'oro. Terra 100 acri. Però qua quanto abbiamo di oro in generale? 6.387. Cibo 45, 30 cannoni. Ok, non abbiamo niente da vendere. Abbiamo queste due navette qua, diciamo. Questo cosa vuol dire? Boh. Niente, riprendiamo. Allora, torno alla partita. Dov'è che era? Ecco, torno alla partita. Perfetto. Allora, noi andiamo a... Io andrei a esplorare più che altro da questa direzione qua. Non sento per niente l'audio, ma non so se è un problema mio o è un problema del gioco. Perché le altre volte si sentiva davvero basso. Mi sta dando un sacco di problemi oggi questo gioco e... Oddio. Il capitano Kidd. Ci proviamo ragazzi, però 28 cannoni e 194 uomini. Non attaccare, andiamocene via. Please, please. Ah, là c'è un covo pirata, hai capito. Andiamo però un attimo a vedere la mappa se di qua c'è qualcosa di interessante. Ci conviene andare in là verso in su, verso su, verso su, verso su. Direi di sì, ma non scorre tanto in su. Ok, dovrei forse girare quella grande isolona. Vabbè, ci sarà qualcosa più in là, verso la Habana. Oppure non c'è un Kaiser di niente. Questo mouse tutto sfappato mi dà un po' di grane. Comunque, se per caso non l'aveste letto, andate a vedere cosa ho risposto al commento di Marco88 nello scorso video, perché è davvero una cosa che ho scoperto, no, 2 video fa, perché è una cosa che ho scoperto ed è davvero molto interessante, il fatto che la ciurma dopo un po' perde davvero la Habana. Sì, andiamo alla Habana. Sì, loro sono un po' tristi perché dicono, stiamo troppo tempo in mare. Non so che cosa succede se uno sbarca per caso così, boh, a Muzzo. Se io sbarcassi a Muzzo qua, cosa succede? Proviamo, dai, proviamo un attimo. Gettiamo le ancore, vediamo cosa succede. Ah, potrei andare a cercare se ci sono tipo delle... dei tesori o delle cose così, però non abbiamo mappe, quindi non ci conviene andare così a casa. Buon, torniamo alla nave. La 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 la. Canoa da guerra indiana.
No, non voglio andare contro gli indiani, poveracci, sono i poveri. Qua c'è un amichevole villaggio indiano. Andiamo a visitare gli indiani, dai! Andiamo dagli indiani, sì, ciurma, andiamo dagli indiani. Chi li vuole? Non attacchiamoli. Andiamo là. Amichevole villaggio indiano. Magari ci danno delle missioni, delle cose. Boh. Villaggio indiano di Luke Kairi. È tranquillo e desolato. Vuoi parlare con il capo? Commerciare con il capo? Controllare lo status e salpare. Parliamo con il capo, vediamo cosa dice. I nostri guerrieri si sono stancati della presenza dei coloni europei. Abbiamo allestito la canoa da guerra. Quale città è debole e pronta a essere distrutta? Ah, non lo so io. No, io dico, non è ancora il momento giusto, capo. Commerciare con il capo, vediamo cosa hanno. Il cibo lo vendono a niente! E anche lo zucchero, tutto vendono a niente. Compriamo tutto. Vendi tutto. Oh, sto mouse, che odio per sto mouse. Però se ripristino la cosa giusta, la risoluzione giusta, mi sfappa tutto. Perché mi si chiude il programma di registrazione. Salpiamo adesso. Ma no, l'Abana è enorme, non ci avrebbero mai fatto a sconfiggere l'Abana. Là c'è una. C'è Catalogna? The Fortress, covo pirata. No, ma non voglio andare nei covi pirata. Siamo noi i veri pirati, quelli veri e tosti. Visto che c'erano delle altre cose che però la mappa non indicava, perché probabilmente non avevamo ancora scoperto. Yucatan. Il canale dello Yucatan. Qui siamo dalle parti del Messico. Beh, effettivamente tutti i Caraibi sono dalle parti del Messico. Andiamo a Sydneystown. No, andiamo alla Habana. Poi tanto mi fermo prima. Siamo in mare aperto, poi ragazzi, siamo in mare da mica tantissimo tempo. Dai, alla fin fine, andiamo a Pamplona. Pamplona, 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 Pamplona. Sedimento spagnolo, magari comprano della roba, vendono della roba più che altro. L'olonese, quello è l'olonese. Però magari avrà un sacco di. Allora, parliamo con il sindaco, vediamo cosa ci dice. San Agustin, mi aspetto di proteggerete la mia nave. Sì, ma gli spagnoli sono quelli che hanno la figlia che fa schifo. E va bene. Dobbiamo andare a Sant'Agostino, va bene. Ok. Continua. Vediamo se in taverna c'è qualcosa di interessante. Hai visitato il villaggio di Luke Kairi. Con chi vuoi parlare? Ehi, no, cosa è successo? La tizia. Il tizio. Proviamo a parlare con la tizia. Sì, l'olonese è qui vicino, l'ho visto. L'ho visto anch'io. 3200 dobloni. Ed è il sesto, non è anche tipo fortissimissimo. Noi siamo il decimo, è anche vero, però. Come faccio? Esci, ok. Lui cosa dice? L'oste ti fa segno. Il pappagallo dov'è? Ti chiede. Che è di pappagallo? Tesoro sepolto del pirata rock brasiliano. Ma. Sì, dai, magari la prossima volta proviamo a vedere. Tesoro di rock brasiliano. Tempio nascosto di rock brasiliano. No, tempio Inca. Albero secco baracca abbandonato, totem indiano. La la la. Cerca est di Campeche. Però andiamo a guardare poi. Nel prossimo video. Ma non me la fa vedere la mappa? Mappa del tesoro. Ah no, cioè, ok. Perché se la teneva là, allora c'ho paura che ne so io. No, 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 dobbiamo tornare qua. No, c'è la musica, l'ho sentita per un pizzico. Commerciare con il mercante, lo vediamo, possiamo vendere. No, vendere cibo no, più che altro lo zucchero ci guadagniamo comunque, venderlo. Dove. Ok. E spezie, sì. Spezie che abbiamo comprato tipo a due cose. Perfetto, il resto. Vabbò, niente.
Niente di che. Sì, forse effettivamente lo zucchero potevamo venderlo dove costa molto di più. Consultiamo il maestro Dash a vedere se abbiamo per caso da riparare qualcosa. No, questa no. Questa neanche. Non ha niente da farci. D'altronde è un piccolo posto. Ma in taverna c'era qualcuno che voleva unirsi a noi? No, non c'è un cane. Troppo piccola. Ehi! Oh! Roar! Salpiamo e andiamo a vedere. Ma tra l'altro c'era l'olonese là. Magari gli avrei tirato anche qualche bella scarpata in faccia. Diamocene via dalla tempesta. Tra l'altro ho scoperto, informandomi su internet, che ci sono di quei tizi che vendono le mappe, vendono anche spesso degli oggetti che magari possono aiutare, tipo per ballare meglio o tipo per far diminuire meno il morale alla propria ciurma o altre cose simili, insomma, che possono essere davvero molto comode per il futuro, anche delle pistole. Noi dobbiamo andare a Florida Keys? No, dobbiamo andare a... Dove ci ha mandato lui? Ah, St. Augustine, quindi dobbiamo andare tutto a... Sbaglio sempre. Dobbiamo andare tutto a destra e poi salire in su. Ma io credo che questa parte ve la posso tagliare perché siamo già a 11 minuti passati. Registrerò io e noi ci vediamo poi... Dove... Che si sta andando? Ma sei scemo? Ma non c'è la terraferma davanti a noi, scusa adesso. Boh, vabbè, io vi invito a mettere un mi piace se per caso l'episodio vi è piaciuto e perché non dovrebbe esservi piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ragazzi! Stiamo provando a sfidare il temibile Bart Roberts qui. Vediamo se per caso... In fondo è solo un equipaggio di 91 persone, quindi vediamo se riusciamo a combinare qualcosa. Stavo accompagnando il governatore e è successo questo, allora adesso vediamo se per caso riusciamo a combinare qualcosa con questo capitano nemico. Sarà complesso, credo. Ci sarà da Ok, no, ce la stiamo facendo. È abbastanza complesso, ma sempre meno di quello di 2000 cucuzze, insomma. Sì, effetto scenico proprio così. E ce l'abbiamo fatta! Abbiamo sconfitto addirittura Bart Roberts, che era il capitano numero 8, numero dei pirati, diciamo. 22 si vogliono unire. Ho perso un sacco di uomini per questa battaglia, quindi perfetto. Big money! 1800 pezzi d'oro saccheggiati! Spettacolo! E prendiamo tutto. Prendiamo tutto, 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 dammi tutto, dammi tutto quello che hai, dammi tutto quello che hai. Sì, cannoni, cannoni, cibo. Per fortuna, il cibo l'avevamo quasi finito, tra l'altro. E no, la teniamo quella, perché secondo me è una nave buona. Che tipo di nave è? Uno sloop da guerra. Sì, la sua carriera è finita, abbiamo anche salvato lo spagnolo, diciamo, sarà contento lo spagnolo. E abbiamo sconfitto uno, adesso siamo più forti nella lista dei... Il governatore è arrivato a St. Augustine. E voglio dire che per questo video può essere abbastanza tutto. Ciao!